Ciao, benvenuti nella rubrica Martedì Wire. Martedì Wire, giovedì gnocchi, venerdì facciamo do it yourself. Allora, oggi di che cosa parliamo? Portiamo a termine il lavoro della scorsa settimana, ovvero creiamo i terminali per la maglia vichinga e lo facciamo sempre con la tecnica Wire. È un lavoro piuttosto facile, ma bisogna conoscere qualche piccolo trucchetto. Quindi seguirà breve tutorial. Intanto vi invito ad iscrivervi al canale, ad azionare la campanella così ricevete il messaggio quando arriva un nuovo video. E da ora in poi, se volete, potete diventare mecenati di questo canale offrendomi un caffè. Come si fa? Guardate nell'info box, è facilissimo. Vi ringrazio in anticipo. Allora, ci vediamo subito dopo il video. Allora, ecco il nostro braccialetto. Allora, ho tagliato le estremità dei fili, quelli che avanzavano, facendo prima fare al filo un paio di giri intorno alle maglie. Proprio come si fa quando si lavora, ad esempio, con l'uncinetto, con la maglia, ok? Dopodiché, allora, prendo del filo, in questo caso di rame, ma di rame anche per creare un po' di contrasto, perché forse non è molto visibile su questa superficie. Allora, il diametro di questo filo è un millimetro, che è il minimo per il tipo di lavoro che dobbiamo fare. Allora, io avevo questo, ho usato un millimetro, anche un millimetro e mezzo va molto bene, eh? Anche un millimetro e mezzo, due diventa un po' più difficile da maneggiare, ma ed è adatto soprattutto a maglie che si presentino più larghe, più massicce, con un aspetto insomma un po' più vigoroso rispetto a questo. Comunque tutto si può fare, tutto si può sperimentare, eh? Ognuno poi faccia come desidera, però io consiglio un millimetro di filo. Dunque, ho tagliato due segmenti corti che fanno da gancio, questo rimane così per il momento. Sono due segmenti da circa 7 centimetri, sono misure relative, non è che siano misure di grande precisione. Allora facciamo una specie di gancio, un gancio per afferrare l'estremità passando tra le maglie e chiudendo su se stesso, scusate, eccomi qua, e chiudendo su se stessa questo anello. Diciamo che lavorare distanti dal corpo non è mai una bella idea, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, vedete? Questo rimane in questo modo, lo facciamo per tutte e due le estremità. Sarà l'anellino questa parte, ma intanto costruiamo la calotta. Dunque, come si fa la calotta? Prendiamo sempre del filo, questo filo da un millimetro, però ripeto anche un millimetro e mezzo va molto bene, forse anzi meglio. Ricavo dalla spoletta, ricavo due sezioni da 25 centimetri, ok? Allora, le stiro, come sapete, come abbiamo sempre fatto, quindi per ottenere un filo sufficientemente diritto. Dunque, come si calcola? Come si calcola il diametro ideale della calotta, della parte finale per concludere il lavoro? Prima di tutto si prende la misura approssimativa, non deve essere proprio perfetta, ma la misura della maglia tubolare, il diametro, ok? Che in questo caso è di circa 5 mm circa. Dopodiché si aggiungono i millimetri della calottina, del filo che si va a sovrapporre a questo diametro. Quindi non sono più 5 mm, ma diventano circa 7. Ok, avete capito per quale motivo? Io blocco la misura qui e spengo. Allora, come si calcola il diametro del terminale? Aggiungiamo, siccome creeremo una calotta cilindrica intorno alla fine di questa maglia, dobbiamo aggiungere il diametro che è dato dal filo, dalla presenza del filo. Ci sarà un filo avvolto tutto intorno, quindi è come immaginare di avere, se immaginiamo di avere una figura bidimensionale e non tridimensionale, ok, come in questo caso, allora immaginate che siamo, facciamo un disegno sul piano bidimensionale, c'è la maglia, il diametro della maglia, il diametro del filo da un lato
lo stesso filo ha un diametro di un millimetro anche dall'altra parte, perché circola, gira intorno. Avete capito cosa intendo dire? Quindi a questo 5 mm va aggiunto 1 più 1, che è lo spazio occupato dal filo che ruota attorno all'estremità. Quindi a questo 5 mm aggiungiamo 2 mm. Dunque prendiamo i nostri due fili di 25 cm l'uno, partiamo dal primo. Dunque la cosa migliore è poter avere in casa e trovare un attrezzo, una forma cilindrica che abbia i 7 famosi millimetri di diametro. Lascio una codina per sicurezza e comincio ad avvolgere facendo un certo numero di maglie, anzi, vi dico anche la coda di quanto deve essere, non perché abbia fatto calcoli particolarmente raffinati, ma perché ho fatto una prova. Si fanno sempre prove con fili di scarto per avere le misure in questi casi, perché come potete capire è molto difficile calcolare alla precisione determinate cose. Quindi la coda che dovete lasciare è di 4 cm. Però stiamo parlando del mio terminale, quindi che deve avere un diametro di 7, un filo da 1 e coprire una maglia tubolare da 5. Quindi a seconda del caso voi avrete la necessità di fare una calotta sempre diversa o sempre uguale se lavorate in produzione facendo le maglie della stessa misura. Quindi allora adesso creo questa calotta tubolare. Se la modello su un oggetto di questo tipo verrà bene, verrà bella esteticamente, giusta, valida, altrimenti solo con le mani è molto difficile, non lo possiamo, cioè si può anche provare solo con le mani e le pinze, ma è molto difficile. Allora direi che siamo sul centimetro, può andare bene. Allora vediamo un attimo qui quanto ho lasciato, mi pare un po' corto. No, va bene, siamo proprio sui 4 cm. Ok, questo tipo di calotta è già a buon punto, vedete? Adesso facciamo la parte superiore, guardate. Questa è la conclusione della maglia. Abbiamo fatto un centimetro, se vogliamo, se ci piace, possiamo andare anche oltre e coprire 2 cm di maglia tubolare. Possiamo fare una calotta più grande, come vogliamo noi. Allora, intanto la comprimo un po' il più possibile. È che una volta realizzata, è difficile riportare le maglie, scusate, i giri di questo cilindro, a farli avvicinare, intendo dire. Comunque, può andare bene anche così. Allora, dicevo, adesso dobbiamo fare la parte che copre qui, che chiude, ed è una spirale. Qui a chiudere c'è una spirale. Come si fa? Prendiamo l'estremità, le diamo una bella limata, quindi lo faccio in questo modo. Ho preso proprio una limetta, spero che non balli il tavolo, perché siamo sul tavolo, in realtà non è il mio tavolo da lavoro questo, quindi il mio è molto più da battaglia. Comunque, allora, abbiamo limato l'estremità verso l'interno. Ok, l'interno di questa calotta disegniamo una spirale, lasciando però che cosa? Il foro centrale perché passi questo filo. Quando lo lascio, immediatamente, si fa subito all'inizio, può essere anche abbastanza largo, non state a fare il millimetro preciso. Infatti io faccio così, faccio una cosa abbastanza larga su se stessa. Vedete? Verso l'interno. E adesso probabilmente saprete benissimo come si disegna una spirale. Io qui ho già cominciato, continuo, anche se dovrei guardare direttamente quello che sto facendo, ma insomma lo faccio sempre a favore di fotocamera. Vedete? Correggo un po' qui. Poi se avete un filo rivestito, attenzione, perché rimane un po' segnato, quindi altrimenti si può un po' limare, un po' si può passare un Dremel con una punta di silicone o anche qualcos'altro per togliere i segnetti, oppure li potete anche lasciare, non è che è un lavoro manuale,
Quando siamo arrivati ad un certo punto, la maglia, scusate, la spirale si porta all'interno, come sto facendo io. Vedete, la portiamo verso l'interno. Ecco qui. Ecco la calottina. Vedete? È stato molto facile, no? Allora, la inseriamo. Per bloccarla in questo punto si taglia l'estremità, si lascia un pezzettino e lo si conficca all'interno della maglia tubolare, possibilmente verso l'alto, se ci si riesce, perché a volte non si riesce, verso l'alto, cioè verso un punto in cui non si possa vedere, se è possibile. Noi lo facciamo, anzi io la lascio completamente questa piccola sezione e provo a passarla all'interno, vediamo un po' se riesco. Per quello dico che bisogna utilizzare fili poi non molto grandi, perché poi facendo queste manovre ci si trova un pochino in difficoltà. Okay. Ecco, adesso siete sicuri che non scappi più. Ora avete tutto questo materiale per creare, per esempio, un anellino, una serie di anelli, per infilare una perlina, quello che desiderate. Ok? Quindi noi possiamo, per esempio, creare un anello. Ecco, ho tagliato l'anello, ho fatto un anello di questa dimensione, ho fatto un giro intorno a quest'asola e poi ho tagliato il filo, vedete? Ok. La stessa cosa va fatta dall'altro lato, quindi stesse misure, stesso numero di giri, contate lo stesso numero di giri, ok? Ecco qui, amici, il nostro lavoro terminato. Avete visto com'è facile? È facile e anche d'effetto. Naturalmente le variazioni su questo tema sono tantissime. Per quanto riguarda il wire, ci vediamo martedì prossimo, mentre venerdì parliamo di do it yourself e faremo un progetto. Allora vi rimando al prossimo video, che sarà prestissimo. Vi ringrazio, vi mando un bacio. Ciao!